per quanto riguarda la... Il tredicesimo ricercato della maxi inchiesta antimafia Marna, l'ultimo della lista, è Giuseppe Lana. Ha 35 anni, è nato a Ribera, ma è residente a Siculiana. A casa sua, però, in via Calvario 99, non risponde nessuno. Lui è all'estero, sarebbe stato già rintracciato e presto sarà in carcere. Giuseppe Lana è ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Siculiana. Anche lui avrebbe favorito la latitanza di Gerlandino Messina. Sarebbe stato la sua scorta armata, lo avrebbe ospitato in una propria abitazione e si sarebbe occupato di procurargli il cibo, anche perché lui, Lana, è un cuoco. Infatti, grazie a Gerlandino Messina, Giuseppe Lana, che ha una fidanzata tedesca, avrebbe ottenuto un locale in gestione a San Leone. Nel frattempo altri particolari emergono dalle acque ribollenti delle indagini della squadra mobile di Agrigento e della direzione distrettuale antimafia di Palermo. Alcuni stralci delle dichiarazioni di Maurizio Digati, che racconta: mi sono incontrato con Gerlandino Messina fino ai primi mesi del 2005, poi non più, perché Messina si è alleato con Giuseppe Falzone, che lo ha nominato vicecapo di Cosa Nostra Agrigentina. Messina ha sempre con sé un fucile mitragliatore 357 e una pistola calibro 7,65. Messina è anche il capo del mandamento di Porto Empedocle, mentre Agrigento città è un mandamento a parte e il capo è Cesare Lombardozzi. Ho incontrato Messina in un residence di Siculiana, dove gli ha affittato una casa Bruno Doria, presente all'incontro e con il quale Messina ha compiuto delle rapine durante le giocate a carte natalizie per racimolare dei soldi. Messina comunica anche con i bigliettini e l'ufficio postale sarebbe l'officina dei fratelli Iacono a Realmonte. Io, tramite Pasquale Di Salvo, ho consegnato soldi alla famiglia di Filippo Sciara di Siculiana, detenuto all'ergastolo al processo Acragas. La moglie di Sciara, infatti, è figlioccia di Pasquale Di Salvo. Quando, il 18 giugno del 2000, nella zona delle Cannelle, a Porto Empedocle, fu arrestato Giuseppe Messina, il nipote, Gerlandino, scappò in tempo perché fu avvertito dallo zio, che si accorse dei carabinieri. Gerlandino si rifugiò da Francesco Gucciardo di Siculiana, inteso Ciccio Usurdu. Gucciardo ha scortato Messina armato con una pistola 357 Magnum. Il rappresentante della famiglia di Siculiana è Roberto Renna, fratello del dentista Giuseppe, detenuto al processo Acragas. Roberto Renna si è occupato della messa a posto della discarica di Catanzaro, che lo paga ogni 6 mesi. Me lo ha detto Gerlandino Messina la prima volta che ci siamo incontrati alla fine del 2003.